Siamo gli alunni della scuola secondaria di primo grado Alfredo Fusco, dell'Istituto Omnicomprensivo Castelforte Minturno, provincia di Latina. Ci siamo riuniti qui per tutelare e recuperare l'identità del nostro paese. Ogni paese, infatti, con i suoi abitanti costituisce qualcosa di bello, unico e caratteristico che ne definisce l'anima e l'identità. Attraverso delle vecchie foto ritrovate nei soffitti dei nostri bisnonni ci siamo catapultati in un mondo sconosciuto dove tutto era diverso. Modi di vestire, di socializzare, di giocare, di lavorare il terreno, mezzi di trasporto, cerimonie, mestieri, eccetera. Iniziamo subito il nostro viaggio nel passato. Notammo subito l'abbigliamento della gente che ci circondava. Una donna col tipico abbigliamento castelfortese, la pacchiana. Sul capo aveva una tovaglia ricamata bianca, una gonna nera lunga, un grembiule bianco e una scolla ricamata e delle scarpe nere basse. Un uomo con vestiti diversi da quelli che portiamo oggi, con una camicia bianca, una fascia in vita e dei pantaloni morbidi. Anche i giochi erano diversi, per esempio la mara. I ragazzi si dividevano in due squadre, tutti i componenti dovevano salire sulle spalle senza cadere, vinceva la squadra che restava più tempo. La mia attenzione fu attratta dalla gara delle carrozzelle, che gli stessi ragazzi avevano costruito con avanzi di tavole di legno e cuscinetti meccanici che fungevano da ruote. Poi gruppi di giovani seduti su muretti chiacchierarono tranquillamente o dialogavano con persone anziane, cercando di ascoltare saggi e consigli, camminando su per una collina di Castelforte. Un contadino e una contadina stavano lavorando il terreno con un arrato, trainato da due buoi bianchi, che avevano al collo un campanello che suonava ad ogni movimento. Ci spiegarono le parti dell'arrato utilizzando termini dialettali. Negli oliveti, seduti su un gran sasso, c'era un anziano quasi centenne, dove lavorava un pezzo di legno con un coltello curvo, che si chiamava sgruffio. Passeggiando per il paese, notammo un grande portone in legno spalancato. Entrammo ed incontrammo diversi ragazzi con dei modelli di abiti, di carta e stoffa. Capimmo che era una scuola di sartoria. Una domenica vidi un gruppo di persone ben vestite incamminarsi per una via già sterrata. Li raggiunsi e incuriosito gli chiesi dove stavano andando e mi invitarono ad un matrimonio. Con gli invitati, dopo aver scambiato quattro chiacchiere, nuovamente tutti in gruppo, scendemmo verso la chiesa che si trovava in paese. Dopo la celebrazione ritornammo sempre a piedi nel luogo di partenza dove si svolsero i festeggiamenti. Arrivati nell'aia adiacente all'abitazione degli sposi, venne imbandita una grande tavolata. Una volta seduti, nessuno iniziò a pranzare, finché non si sedette il più anziano del gruppo, vestito con un abito nero e con lunghi baffi. Mangiamo prodotti locali, che vennero preparati dagli stessi invitati, in piena collaborazione. Durante il pranzo ci furono pause, in cui tutti ballavano al suono di un organetto, fino a tarda sera. Finalmente a casa, però abbiamo imparato una cosa. Come Igor Stravinsky scriveva, una tradizione non è la testimonianza di un passato ormai concluso, ma una forza viva che anima in forma di sé il presente.